Sonieri, amici di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno a tutti amici. Guardate qua che maglietta che c'era, va? Ma che qua, tra mezzini, i tostini, stuzzichini, i panini, Alex è per me, dum, dum, numero uno. Buona domenica a tutti amici, e che bella domenica. Oggi cosa avete in programma? Aperitivi dove? Dove si va di bello? Che merda, cosa siamo al quarto giorno? Giovedì, venerdì, sabato, domenica. Quarto giorno, sembra che è passato un mese, già io non ce la faccio più. Comunque prepariamoci, perché oltre a questi quattro giorni per me ce ne saranno almeno altri, almeno altri 26, tipo, perché per me prima del 10 non riapro assolutamente. Un emerito cazzo. Bene, allora due parole prima, devo spendere ancora ieri per la live di ieri. Abbiamo fatto una bella live insieme, come al solito, ogni sera sarò in live adesso, anche perché non c'è un cazzo da fare, quindi sarò in live ogni sera. E grazie a Roberto in particolare per le tante donazioni, Jacopo come sempre, gentilissimi davvero ragazzi, e niente, a tutti gli altri anche ragazzi che mi hanno donato e sempre mi danno un aiuto economico per questo brutto momento, che fra l'altro YouTube non so, non avete neanche idea di quanti soldi mi ha ciucciato l'altro giorno sulle donazioni, perché veramente mi vergogno anche a dirlo. Comunque vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. L'importante è che comunque le live comunque è anche un momento, lasciando stare che comunque mi aiutate, e soprattutto un momento dove comunque ci divertiamo assieme, stiamo assieme, mi fate le domande, do le risposte, ci distraiamo un pochettino. Andiamo avanti. Allora Ralph Rangnick. Ok, io sono stato un pochettino stamattina, mi sono svegliato presto, a vedere un po' la storia veramente di Ralph Rangnick, ok? Ed effettivamente a me mi era arrivata una voce dello Stoccarda, degli amici che ho qua, di utenti dello Stoccarda, che gli aveva praticamente smantellato e rovinato una squadra. Ma non è proprio così, perché comunque lo Stoccarda, quando aveva fatto male, era perché il presidente non li prendeva i giocatori che voleva lui, perché poi sono andato a documentarmi su questa cosa qua. Quindi per cui con lo Stoccarda, che è stata l'unica squadra dove dicono che abbia fallito, poi c'è stato Lofenheim, ha portato su veramente a vertici importantissimi Lofenheim, lo Schalke 04 ha fatto sfracelli con lo Schalke 04, tu l'ha portato in semifinali di Coppa Campioni, c'è poi stato l'Ipsia ai quarti di finale di Coppa Campioni, secondo, terzo, sta giocando con Bayern Monaco, l'anno scorso era secondo. Cioè ragazzi, Ralph Rangnick comunque non è un deficiente, sinceramente, a vedere quello che ha fatto, arrivasse una figura così forte, una figura così energica, una figura da Milan, come dice il nostro Carlo Pellegatti, sinceramente non è che mi dispiacerebbe tanto che venisse al Milan, perché comunque è uno che i risultati in Germania li ha ottenuti, sta già studiando l'italiano, dicono, con una professoressa personale comunque, ok? E quindi questo qua vuol già arrivare che fra 2-3 mesi sa già l'italiano, poi tedeschi, ragazzi, ve lo ripeto, noi siamo delle capre con le lingue, ma loro, come tutti gli altri stranieri, a parte noi gli spagnoli, gli altri le lingue, e i francesi anche, gli altri le lingue le imparano subito, non sono come noi che siamo delle capre, perché noi italiani veramente per lo studio delle lingue noi amiamo l'italiano. Perché siamo italiani, siamo! Ok, e quindi noi abbiamo la nostra lingua e non ce ne frega un cazzo della lingua degli altri, cosa sbagliata però, e cosa per noi buona e giusta, anche se comunque commettiamo un errore a pensarlo. Poi un'altra cosa, Rangnick comunque dovrebbe portare anche un bel po' di sponsor insieme a lui, cioè Gazidis con Rangnick, leggo che dovrebbero portare un bel po' di sponsor, cosa che Gazidis fino a questo cazzo di momento non l'ha fatto, anche perché gli Emirati Arabi addirittura pagano di più il Lione, perché in Champions League, cioè il Lione piccolo così, il Milan società grande così a livello storico, che cazzo ha mai fatto il Lione per prendere di più del Milan? Però adesso sinceramente anche gli sponsor praticamente, cioè, da noi ci stanno molto bene alla larga, e questa è una roba molto 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 brutta per noi. Questa cosa qua degli sponsor, Gazidis, t'abbiamo preso per questo, t'abbiamo pagato per questo. Io non so cosa c'è in mente Gazidis con Rangnick. Allora pochissimi mi dicono: guarda che Gazidis non è un coglione, vedrete. Per ora io di Gazidis non ho sentito parlare bene di nessuno, cioè non c'è stata una persona che mi ha parlato bene di Gazidis, neanche quelli dell'Arsenal, che è stato all'Arsenal. Sì, le ha risanato il bilancio e tutto, ma vittorie zero comunque. Questo qua comunque dove è andato comunque, ha fatto veramente 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 bene. Noi adesso siamo una squadra
che veramente siamo una squadra media adesso a livello di campionato, perché siamo una squadra media, magari questo qua che ne sai da una squadra media ci va a diventare una squadra veramente competitiva e forte. Mai dire mai nella vita, è quello che speriamo tutti. Poi oggi faccio un video un po' più breve, vorrei un attimino spendere due parole su una cosa, scusate un'altra cosa. Se riesco, ok, se naturalmente non è impegnato, vi racconto una storia, praticamente la storia che quando è nata Rebecca, mia moglie ha fatto 14 ore di travaglio, è stata un'agonia che penso che sono state le 14 ore più lunghe della mia vita, penso che sarebbero stati paragonabili a 4 giorni, ok, non passavano mai, mia moglie soffriva, voleva partorire in vasca, poi ha partorito nel lettino, cioè veramente è stata un'agonia, è stata. Questo medico qua praticamente quando è arrivato, che lavora qua al reparto di Negrar, quando è arrivato praticamente lui, dopo che mia moglie l'ha chiamato perché non ce la faceva partorire, era lì per fargli il cesareo, cosa che mia moglie voleva fare, ma qua a Negrar praticamente sono contro il parto cesareo, perché si chiama Sacro Cuore di Negrar, è un ospedale comunque praticamente religioso, quindi sono contrarissimi comunque loro a fare il... non ti fanno mai l'aborto, ok? E soprattutto non ti fanno neanche mai il cesareo. È arrivato lui praticamente, Rebecca è riuscita ad uscire in un battibaleno, ha preso sto lenzuolo qua, ha iniziato a tirare praticamente, mia figlia dura proprio, dura come il marmo, ok? Dura come il marmo, è uscita fuori e niente, questo medico qua è un medico napoletano, ok? Roberto, che voglio molto bene, che ci sentiamo spesso perché poi ho tirato giù il numero di telefono, tutto qua al bar anche diverse volte a trovarmi. Comunque lo vedo sempre come la fatta buona, lo vedo quando comunque lo vedo, perché è quello che mi ha fatto aiutare a venire fuori Rebecca, perché io piangevo, ero lì davanti al Santino della Madonna che pregavo quella mattina lì, non avete idea di che cinema che ho combinato, veramente, perché vedere mia moglie così è stata una cosa straziante per tutte quelle ore lì, dalle 8:30 praticamente di sera fino alle 4 del pomeriggio dopo, senza mangiare, senza dormire, senza niente, cioè... Mi ricordo che quella sera lì poi sono venuto qua al bar che c'erano i cinesi, mi sono imbriacato come una merda proprio, sono andato su a casa, ne ho combinato proprio non so quanto ho bevuto, sono arrivato il giorno dopo alle 11 in ospedale con un mazzo di fiori in mano praticamente, c'era mia moglie che mi guardava malissimo, che praticamente camminavo ancora storto, ero contento quella sera lì, che cazzo dovevo fare. Comunque se riesco lo prendo a fare un video praticamente, non magari fisicamente perché non ci possiamo avvicinare, ma lo chiamo praticamente, gli chiederemo qualcosa comunque di più preciso di questa cosa qua. Ieri sentendolo mi ha detto che secondo lui per metà aprile, se ci comportiamo bene, dobbiamo essere a posto, quindi questo qua è già un buon segnale. Io avevo detto addirittura maggio, alcuni dicono, ha detto se adesso la situazione va avanti così comunque nel giro di un mese la situazione dovrebbe essere a posto, speriamo bene. Comunque voglio fare una telefonata e fare delle domande su questa cosa qua da un professionista che vive lì praticamente adesso 16 ore in ospedale, mi ha detto, vedremo un attimino. Poi un'altra cosa, l'ultima cosa che poi vi lascio, e sta cosa è una cosa che mi fa molto incazzare ed è un invito che faccio a noi italiani o noi abitanti anche stranieri in Italia, ok? Perché ormai chi è residente qua in Italia per me è un fratello italiano, ok? Quindi parlo di rumeni, albanesi, marocchini e tutto quanto. Quest'estate, l'ho detto anche ieri in live, cari miei, quest'estate, visto che siamo andati in merda con questo cigno nero, ok? Siamo andati in merda. E non mi sembra che l'Unione Europea ci abbia dato una mano, perché leggo che comunque se ne sta sbattendo i coglioni, va benissimo. I nostri soldi, invito a tutti quanti, ok? Italiani, marocchini, rumeni, albanesi, srilanchesi e tutti quelli nostri fratelli che siamo abitanti qua in Italia. Se abbiamo due soldi da parte per andare in vacanza, ok? A parte chi naturalmente deve tornare nel proprio paese di origine, non andiamo a spenderli da quegli stronzi inglesi, da quegli stronzi spagnoli, da quegli altri stronzi che sempre lasciano giù fior di soldi e di noi se ne sbattono i coglioni. Andiamo giù dai nostri amici fratelli Terroni, in Terronia, che un po' è una terra bellissima, gli riempiamo tutti gli alberghi e ci facciamo le vacanze giù da noi in Italia. Vaffanculo, mi avete rotto i coglioni. L'unica, a parte che l'unica mano che ci ha dato è stata la Cina, ma perché comunque c'è interessi comunque con noi, perché praticamente ci sta globalizzando qua in Italia con i suoi locali, ristoranti, cazzi e mazzi. Comunque un invito che faccio è questo: i nostri soldi, anche io sono il primo che andava all'estero, andava quando c'era andare in vacanza, col cazzo me ne vado giù dai miei fratelli Terroni, me ne vado, come li chiamano molti, Terroni in maniera dispregiativa, che sono una bellissima, delle bellissime persone, delle bravissime persone, li riempiamo gli alberghi, le spiagge e tutto, li facciamo guadagnare a loro, perché ci avete rotto il cazzo, ok? Siamo andati noi in difficoltà, dopo che noi sempre siamo bravi, siamo ospitali, quando sempre arrivano i profughi, sempre li accogliamo e tutto quanto, e questi qua non gliene frega un cazzo e non li vogliono, ce li vogliono far rimanere qua, sempre noi ci mettiamo a fior di soldi,
per questo governo di merda del cazzo che abbiamo, ok? Un invito che faccio: non andiamo in vacanza all'estero, i nostri soldi li spendiamo per noi italiani, per gli alberghi, anche se c'è un albergo rumeno in Italia ci andiamo, stiamo in Italia e vaffanculo.